Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta al forno con besciamella al pistacchio, speck e scamorza. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono, per la besciamella al pistacchio, latte, burro, farina, sale, noce moscata e pesto di pistacchi. E per la pasta, pasta tipo penne, speck tagliata a fette, speck tagliata a listarelle, scamorza affumicata tagliata a fette, scamorza affumicata tagliata a pezzetti, parmigiano grattugiato e granella di pistacchi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la besciamella. Mettere nel boccale il burro ed azionare il bimby per 3 minuti. 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il latte la farina la noce moscata e il sale ed azionare il bimby per 8 minuti 100 gradi velocità 4. Aggiungere il pesto di pistacchi. Ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 3. Nel frattempo cuocere la pasta per 5 minuti e scolarla. La besciamella è pronta. Mettere nella pasta un po' di besciamella. Lo speck tagliato a listarelle. E la scamorza tagliata a pezzetti. Ed amalgamare bene. Abbiamo unto una pirofila da forno con olio, mettere metà della pasta. E livellare bene. Mettere la besciamella, il pistacchio. Mettere la provola affumicata tagliata a fette. Lo speck tagliato a fette. Il parmigiano grattugiato. E la granella di pistacchi. Aggiungere il resto della pasta. E livellare bene. Mettere la besciamella. Spolverizzare con il parmigiano grattugiato. E la granella di pistacchi. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 20-30 minuti circa.
Pasta al forno con besciamella al pistacchio, specche e scamorza. Grazie e alla prossima ricetta!